poco, mi dica cosa succede. Siamo sotto acqua. Mi stanno apparendo le piste addosso. Sto cercando di salire per andare a Santa Caterina. Sì. Alberi ovunque in mezzo alla strada. Sì, non lo so. E perché siamo senza questo? Genna, avanti per la centrale. Siamo soffitti da mezzo ora, non abbiamo fatto neanche un chilometro. Mi hanno chiamato che una frana ha investito la camionetta vostra. Guarda, se che persona è incastrata un pericolo che è in priorità massima. Voci dall'apocalisse di pioggia e vento. Mia moglie mi ha chiamato che veniva giù la casa. Emergenza maltempo, resta alta l'allerta in regione. Smottamenti, piante schiantate, fango e detriti su case e strade. A Passo Mangheni, in Val di Fiemme, salvate 7 persone rimaste bloccate. La peggiore perturbazione dal 1966. Scuole chiuse in tutta la provincia, corsi d'acqua, osservati speciali. La fisionomia di interi pendii, ridisegnata, ancora a 15.000. Le famiglie al buio, ieri erano 50.000. In sala operativa di solito siamo in due operatori, quella sera eravamo qua in sei. I telefoni squillavano di continuo, arrivavano richieste d'aiuto da tutto il Trentino. Frane, allagamenti, blackout, schianti di alberi, strade interrotte, persone bloccate. La difficoltà maggiore era quella di capire le situazioni più urgenti e attivare sul territorio migliaia di persone, soprattutto volontari. Sono 12 anni che lavoro in centrale operativa, ma raramente ho sentito nella voce dei nostri uomini tanta tensione e preoccupazione per quello che stava succedendo. La tempesta Vai è stata davvero eccezionale, non c'è nessun precedente conosciuto storicamente, sia per l'intensità di pioggia che per il vento. La pioggia è stata caratterizzata da due perturbazioni concatenate una dietro l'altra e il vento nella giornata di lunedì, nel pomeriggio sera, ha raggiunto velocità di quasi 200 km all'ora. Ecco, dal satellite si vede bene che cos'è stata Vaia, una forte depressione che è scesa lungo l'Atlantico e poi è risalita verso l'Europa centrale, bloccata da un muro di alta pressione a est, che l'ha costretta a scaricare per più giorni abbondanti precipitazioni anche sui nostri territori. Oggi l'atmosfera è surriscaldata rispetto al passato e quindi ha molta più energia e ai fenomeni intensi probabilmente dovremo abituarci sempre di più. Quel pomeriggio eravamo tre amici, stavamo preparando, organizzando la festa di Halloween e dalle 5 è iniziato a caricare il vento e sapevamo della tempesta Vaia, ma nessuno poteva prevedere poi dopo la forza di questa tempesta. All'interno il rumore era molto forte, vibrava il pavimento, c'erano dei tonfi sordi e abbiamo capito che erano le piante solo dal momento in cui ci sono cadute sul tetto. Quando siamo usciti è stato uno shock, tanto che per una decina di minuti nessuno di noi ha detto una parola e Bedolpian non era più lo stesso. Quella sera il nostro compito era quello di portare aiuto a una squadra di elettricisti. Siamo scesi appena in tempo prima che una pianta ci cadesse sul mezzo e ci siamo riparati sotto una roccia. La cosa più impressionante era il rumore dei sassi che sbattevano contro il guardrail, il vento e la quantità d'acqua che mi arrivava in faccia. Ci siamo rimasti lì sotto 3 ore. Alle prime luci dell'alba, affacciandomi dalla finestra di varie posizioni della casa, dove giravo vedevo macchie completamente rase al suolo di questi alberi. Tutto avrei potuto immaginare fuorché di vedere piante appese ai cavi dell'alta tensione. Gli alberi sono rimasti appesi per vari giorni, come per ricordarci che era successo qualcosa di inquietante. Quel pomeriggio stavamo lavorando su
sul torrente Maso per salvare il ponte dai sassi e dalle piante. Dopo è arrivata l'allerta rossa da Centrale Trento di tornare subito in caserma. Però c'era la strada bloccata e ci siamo rifugiati al bar La Casina. A un certo punto sono uscito e ho visto la Valsugana completamente al buio. C'erano solo i lampeggianti dei soccorritori nei vari paesi. Noi avevamo già visto nel passato, decenni fa, ci sono stati esempi di questi eventi eccezionali, però sono sempre stati molto più confinati, molto più definiti in alcune aree. Questa volta diciamo che questo evento ha colpito in maniera indifferenziata su un'amplissima superficie che parte dai confini orientali dell'Italia, quindi dal Friuli, fino ad arrivare in Valtellina. Parliamo di 10 milioni di metri cubi circa per tutta questa superficie e, limitandoci al territorio provinciale di Trento, si parla di più di 4 milioni di metri cubi ormai. 4 milioni di metri cubi corrisponde a quello che si taglierebbe in Trentino in 12-15 anni. Come me che fa questo mestiere è stato sconfortante e impattante vedere questa distruzione anche di un lavoro che si è sempre curato negli anni, quindi un ricominciare da zero che adesso fa anche ripensare comunque a quello che si è fatto, perché magari in alcune situazioni, non dappertutto, forse qualche minore conseguenza poteva esserci, insomma, con una gestione diversa. Einbaum ist mehr als Einbaum, letteralmente vuol dire un albero è più di un albero, non è solo un pezzo di legno, non è solo produzione, l'albero e un bosco hanno una molteplicità di funzioni, dalla protezione del terreno, agli aspetti paesaggistici, alla protezione per la fauna, l'ossigeno, la pulizia dell'aria, l'intercettazione delle piogge, ce n'è un'infinità e quindi quello che è successo il 29 ottobre non possiamo ridurlo a metri cubi caduti. Ma dobbiamo considerare che è una ferita che dovremmo in qualche modo comunque cercare di ripristinare nel miglior modo possibile.